Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo subito con le novità in ambito politico. Dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi e i malumori dei governatori leghisti sulle nuove misure, Matteo Salvini sul tema delle aperture si allinea alle posizioni del Presidente del Consiglio. Sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi, quindi se i dati scientifici portano in zona rossa, si chiude. Se ad aprile i dati portano ad una regione in zona gialla, lì si apre. Non ci possono essere dati scientifici e a senso unico. Quando va male, scatta, se no aspetti. È inaccettabile. Queste le parole nel corso di una conferenza stampa sui progetti per il sud della Lega. Conto che si prenda atto di quello che la scienza dice, a meno che ci sia qualcuno che per ideologia vede solo rosso. Conclude poi annunciando che è pronto a confrontarsi con Speranza. Sulla questione dei viaggi all'estero con i tamponi all'andata e al ritorno e quindi la quarantena al rientro, Salvini poi aggiunge: qualcuno si è dimenticato dei viaggi all'estero. Stendo un velo di pietà su chi commette errori macroscopici. Intanto il ministro per il turismo, Massimo Garavaglia, annuncia che porterà il tema delle date per le riaperture estive, settore per settore, dice, in modo che ci si organizzi, a margine del primo Health Testing Center aeroportuale italiano nello scalo di Olbia, allestito proprio dalla Sogea, società di gestione, e dall'ospedale privato del Qatar Mater Olbia. Passiamo ora alla situazione contagi sul territorio nazionale. Aumentano i positivi, ma resta stabile la curva dei contagi, nello specifico in Campania. Secondo i dati diramati dall'unità di crisi nella giornata di oggi, si registrano 2.016 positivi su 19.182 tamponi molecolari esaminati, di cui 4.024 antigenici. Si tratta di 443 tamponi in più di ieri, con 3.893 tamponi processati in meno. In percentuale significa che è positivo il 10,29% dei test, poco più di ieri, quando l'indice di contagio era il 10,51%. Per quanto riguarda invece gli asintomatici e i sintomatici, si registrano 1.478 asintomatici e 538 sintomatici. I deceduti invece sono 38, di cui 23 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 3.066. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, come noto i posti di terapia intensiva disponibili sono 656, gli occupati attuali sono 160. Per quanto riguarda invece quelli di degenza disponibili, come noto sono 3.160, di cui occupati 1.587. L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate. Questo è quanto si apprende tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Alle 14:50 erano esattamente 10 milioni 18.265. Per il generale Francesco Paolo Figliuolo, il piano vaccini della Lombardia è coerente con quello nazionale e dice: questo mi conforta. Ovviamente, aggiunge, non viviamo nel paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo. I sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale, quello della struttura commissariale di Poste Italiane. Quindi sono confidente che si farà ancora meglio. Ha dichiarato proprio in vista al Lab nell'area espositiva di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. A tal proposito, il Ministero della Salute ha poi divulgato un video proprio sui dettagli della campagna vaccinale in Italia. Lo guardiamo. A parte che non mi ha fatto male per niente, poi protegge, ecco, sono contenta per quello, per essere protetta. Sì, l'ho fatto ieri mattina. Mi sento bene, benissimo. Ho sentito un leggero calore nella parte del deltoide dove ho fatto la puntura. L'ansia mia era quella di affrettare i tempi. Sto tranquillo per me, ma devo stare attento anche agli altri perché potrei essere un portatore sano. Oggi ho accompagnato mia moglie, che anche lei è contenta di averlo fatto, che lo sta facendo. Sono contento per lei che finalmente potrà raggiungere una certa tranquillità e sono fiducioso. Io ho 90 anni e speriamo di raggiungere i 100. Sì.
purtroppo stando in classe con molti bambini, e a volte anche 24, in compresenza con colleghe, fare il vaccino secondo me è la cosa migliore per cercare di tutelarci sia noi che gli altri. È l'unica soluzione per poter contrastare questo virus. È necessario che tutti se ne rendano conto che è necessario vaccinarsi. Sicuramente sì, a tutti, anche a voi ragazzi, perché non è vero che a voi non vi prende. C'è chi non ci crede, qui ci sono milioni di morti e milioni e milioni e milioni di infettati in tutto il mondo, non è solo in Italia o a Roma. Il virus non finisce mai, se non ci vacciniamo tutti. Tutti noi italiani, europei e tutto il mondo. Ci spostiamo ora su un caso di cronaca che ha colpito l'intera diplomazia italiana. Un ufficiale della Marina Militare Italiana è stato arrestato dai carabinieri del Rosso dopo essere stato fermato insieme ad un ufficiale delle Forze Armate Russe. Entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi mentre l'ufficiale italiano cedeva all'altro dei documenti classificati in cambio di soldi. La posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico, mentre il capitano di fregata della Marina Militare e l'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione Russa sono stati fermati ieri sera. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri del Rosso, come noto, sotto la direzione della Procura di Roma, mentre l'attività informativa è stata condotta dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa. In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa circa l'operazione condotta dai carabinieri del Rosso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, la Farnesina ha reso noto che il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato questa mattina al Ministero, su istruzioni del ministro Luigi Di Maio, l'ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergei Razov. Restiamo sulla cronaca e ci spostiamo però a Marano. I carabinieri della compagnia territoriale hanno infatti fermato, su ordine della Procura di Napoli Nord, il 26enne Giuseppe Greco, ritenuto responsabile di aver ucciso venerdì scorso il 30enne Ciro Chirollo e il 40enne Domenico Romano. Per l'ufficio inquirente, procuratore Carmine Renzulli e sostituto Paolo Martinelli, Greco avrebbe travolto con la sua Smart lo scooter su cui viaggiavano i due uomini, dopo che questi ultimi lo avevano rapinato del suo orologio. Il fermo è arrivato dopo qualche giorno dal fatto, perché gli inquirenti hanno dovuto verificare la versione fornita dal 26enne, il quale aveva dichiarato prima al PM di essere stato rapinato del Rolex e dell'auto, respingendo quindi l'accusa di aver travolto Chirollo e Romano. Sul luogo dell'impatto sono stati ritrovati il Rolex e una pistola Beretta, che era probabilmente di uno dei due rapinatori. Conclusa la prima galleria di collegamento tra le stazioni Capo di Chino e Poggio Reale della metropolitana. La talpa, la macchina che ha scavato per un chilometro alla profondità di 40 metri, sarà ora spostata nel cantiere di Capo di Chino, per ripartire quindi con la realizzazione della seconda galleria. Ascoltiamo però le voci dei protagonisti. Un momento molto bello, davvero entusiasmante per la complessità ingegneristica, ma anche per l'insieme delle opere che stanno andando avanti. Finalmente la prima galleria di collegamento tra Capo di Chino e Poggio Reale adesso arriva al suo completamento, un chilometro già realizzato. Adesso si dovrà continuare, la talpa verrà smontata qui a Poggio Reale e rimontata nuovamente a Capo di Chino e scaverà il secondo tunnel, quello parallelo. E quindi sarà definitivamente poi collegata la stazione di Capo di Chino con Poggio Reale. È un momento molto importante perché ci avviciniamo sempre di più alla conclusione, alla chiusura dell'anello, vale a dire il collegamento tra Capo di Chino, Poggio Reale e poi da lì fino a Garibaldi, ed è quindi il completamento, la chiusura di un anello a cui l'amministrazione De Magistris ha lavorato tantissimo e che stiamo portando avanti insieme con
tante maestranze, tante imprese, con tanti direttori di cantiere, ma anche con i nostri uffici, con la nostra squadra, il sindaco in testa. È un momento davvero molto molto bello. Entro il 2021 sarà realizzato anche la seconda galleria di collegamento, e quindi stiamo andando come da cronoprogramma. Abbiamo avuto qualche ritardo in un anno molto difficile legato naturalmente a una pandemia, abbiamo dovuto ridistribuire anche i flussi di lavorazione, abbiamo avuto in questo senso dei ritardi, ma nulla si è fermato, stiamo andando avanti, insomma sono delle opere che portano Napoli, la città di Napoli, davvero all'avanguardia a livello europeo per il piano delle stazioni e soprattutto per la complessità delle lavorazioni. Non dobbiamo dimenticare che siamo in una città densa di storia e questo comporta continui valutazioni, non rallentamenti ma sorprese, che poi diventano parte di un programma delle nostre metropolitane. In previsione del lungo weekend pasquale si è svolta a Benevento una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra i presenti il Presidente della Provincia di Maria, il Vice Sindaco di Benevento Pasquariello, il Questore Bonagura, i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Passafiume e Intelisano, nonché il Dirigente della Sezione Polstrada Ventrone. Quindi il rappresentante del posto Paul Fer Varricchio e il comandante della Polizia Municipale di Benevento Bosco. Durante la seduta sono stati presi in esame le attività attuate finora e ovviamente quelle da effettuarsi durante il periodo pasquale. Si tenderà infatti ad intensificare i controlli nelle aree di maggiore traffico e presso gli snodi delle arterie stradali a scorrimento veloce, anche al fine di scoraggiare la mobilità intracomunale. In relazione invece alle attività di contrasto ai furti, il prefetto ha raccomandato particolare attenzione per le zone periferiche e le contrade isolate, situazioni per le quali i residenti di recente hanno espresso preoccupazione. Il prefetto in merito ha evidenziato l'opportunità che nell'ottica della sicurezza partecipata i cittadini continuino a segnalare alle forze dell'ordine ogni situazione sospetta, evitando iniziative spontanee, peraltro anche pericolose per l'incolumità dei singoli. In relazione al piano vaccinale, invece, si resta in attesa di poter utilizzare i locali interni dell'ex caserma allievi carabinieri di Benevento, dove verrà posizionato un track vaccinale proprio nel piazzale della struttura. Restando in tema Covid, passiamo ora al nuovo report da parte dell'ASL di Caserta con riferimento all'andamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro. Nei dati dell'ultimo giorno di marzo si evidenziano 312 nuovi positivi, cui si aggiungono 6 vittime e 356 guariti. I test processati sono stati 2.903 per un tasso di incidenza che risale oltre il 10%, attestandosi al 10,74. Prosegue però la discesa dei contagiati con meno 50 positivi sul territorio. Caserta però continua a restare in cima per numero di casi attivi con 605 positivi, seguita da Maddaloni con 513 e Marcianise con 486. Il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, ha comunicato ai propri concittadini l'intenzione di organizzare un centro vaccinale sul territorio. Cari concittadini, ieri sera ho incontrato i medici di famiglia per organizzare insieme a loro un centro vaccinale sul territorio comunale. La priorità nelle prossime settimane è la vaccinazione di massa, unica ancora di salvezza contro la pandemia. Daremo il nostro contributo organizzativo con spazi, personale specializzato, attrezzature e quanto servirà per vaccinare l'intera popolazione nel più breve tempo possibile. Se necessario faremo turni anche notturni. Intanto stasera, grazie alla coccinella, dalle ore 22:30 faremo una disinfezione dei punti sensibili della città: piazze, strade, posta, municipio, locali commerciali e così via. Aggiornamenti anche sul fronte vaccinazione contro il Covid-19 sul territorio di Arienzo, con una nota pubblicata dal primo cittadino Giuseppe Guida. Siglato l'accordo tra governi, regioni e associazioni di categoria, scatta dunque il via libera per i farmacisti che potranno contribuire a somministrare le dosi di vaccino anti-Covid. Anche il comune di Arienzo si prepara a partire, dice, con una messa a disposizione di strutture adeguate e volontari della Protezione Civile. L'obiettivo è di rendere più rapida e capillare la campagna di vaccinazione, senza dimenticare ovviamente la riservatezza e la sicurezza.
Ha poi continuato dicendo che tra le richieste introdotte nel protocollo nazionale c'è un chiaro riferimento alla disponibilità di un ambiente dedicato alle sole vaccinazioni o separato dal locale di vendita, così come il richiamo ad un accesso regolamentato. L'amministrazione di Arienzo, su iniziativa del sindaco e della delegata alla sanità Anna Maria Calcagno, ha stabilito quindi di fornire un importante supporto offrendo alla farmacia locale la possibilità di usufruire di appositi spazi, in cui si potrà operare nelle migliori condizioni e secondo le modalità necessarie, compresi quindi il monitoraggio e i tempi di attesa. Ha poi concluso dicendo che la Protezione Civile potrà dare un aiuto concreto in tutte le operazioni finora elencate. Giornata importante anche a Cesa, con 21 lavoratori socialmente utili che hanno sottoscritto il relativo contratto da dipendenti comunali. Così il primo cittadino Enzo Guida ci racconta. È importante per voi perché c'è questa firma del contratto, quindi a questo momento voi ufficialmente non siete più lavoratori socialmente utili, ma dipendenti comunali. È una giornata importante per voi, ma credo che sia anche una giornata importante per l'amministrazione comunale, per noi che abbiamo provato a raggiungere un obiettivo. E la cosa che più mi soddisfa che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto attraverso una concertazione, attraverso un accordo con voi. Questo è l'aspetto più importante, perché significa che la collaborazione che c'è stata in questi anni ha prodotto poi questo risultato di arrivare alla stabilizzazione di intesa per quanto riguarda gli orari, per quanto riguarda la percentuale di lavoro. È una giornata importante anche per l'amministrazione comunale, dicevo, perché molte risorse che hanno consentito di portare avanti gli uffici, alcuni progetti importanti, oggi trovano la giusta dignità di lavoratori, di indipendenti. Quindi penso che sia veramente una giornata da ricordare. Logicamente da questo momento derivano delle conseguenze diverse, delle responsabilità diverse. Non siete più lavoratori socialmente utili, siete dipendenti comunali e come tale io mi aspetto che ci sia il massimo impegno, come avete fatto in questi anni, da un ruolo diverso e da una prospettiva diversa. Apriamo ora la pagina dedicata appunto allo sport. I tifosi del Napoli sognano in un atipico pomeriggio di fine marzo tra il caldo sole primaverile e la brezza del mare all'ombra del Vesuvio. A pronunciare le fatidiche parole è stato proprio Hugo Maradona, che ai microfoni dell'emittente ufficiale del Club Azzurro lancia l'idea a Sergio Arguero in azzurro, fresco di addio a fine stagione al Manchester City. Lo conosco molto bene, è un ragazzo molto intelligente e sveglio. Conosco bene anche il papà, che fa i suoi interessi. Fossi nel Napoli lo prenderei subito, che trio con Insigne e Mertens. Sarebbe proprio l'attaccante ideale per la squadra partenopea, quello che manca all'attacco degli azzurri. Ieri sera ho parlato con la mia figlioccia Giannina, figlia di Maradona, che ha avuto un figlio da Agüero, ma che non mi ha mai parlato di questa situazione. Non sapevo che lasciasse il Manchester City. Stasera chiamo Sergio e gli dico di venire qua. C'è il sole, c'è il mare, una città bellissima. Sarebbe veramente straordinario. Stadio Maradona? Beh, voglio far prima passare il momento di lutto e poi ci vado. Non ci sono ancora entrato. Queste proprio le parole di Hugo Maradona. Era questa la nostra ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.